Tennis Vlog, un itinerario sulle cose da vedere nel sestiere di Cannaregio. Il sestiere di Cannaregio è il più esteso della città dopo Castello ed il più popolato. Esso infatti occupa quasi per intero tutta la parte della città a nord del Canal Grande, estendendosi dalla stazione ferroviaria fino al campo Santi Apostoli. Il nome si presume derivi dai vasti canneti presenti quando la zona era disabitata. L'arteria principale dell'intero sestiere è l'ampio percorso stradale che porta dalla stazione di Santa Lucia a Rialto. Il percorso fu creato dall'impero Asburgico nel XIX secolo per avere un accesso rapido, demolendo gli edifici che delimitavano un lungo e tortuoso percorso tra le calli. Iniziando il percorso dalla ferrovia, luogo in cui ho abitato per 40 anni, si ha sulla destra il Ponte degli Scalzi, edificato in ferro nel 1858. Si prosegue quindi per la Lista di Spagna, chiamata così perché nel passato c'era il Palazzo Zeno, ora Hotel Principe, sede dell'ambasciatore spagnolo. Il termine lista deriva dal fatto che la Repubblica listava con delle righe in pietra vistria le residenze degli ambasciatori stranieri, delimitando il tratto entro il quale si poteva godere di alcune immunità. Il tratto della Lista di Spagna è caratterizzato dalla presenza di numerosi alberghi e attività commerciali. Al termine della Lista di Spagna si apre il campo San Geremia con la relativa chiesa in cui sono custodite le spoglie dell'omonima santa, vergine e martire di Siracusa. Le reliquie inizialmente si trovavano nella chiesa di Santa Lucia, facciata sul Canal Grande e demolita nel 1860, quando il governo di allora decise di ampliare la stazione ferroviaria che tuttora ne porta il nome. Ponte delle Guglie. Il Ponte delle Guglie è adornato da pinnacoli, posti alla base dei corimani, le Guglie da cui prende il nome. Sotto di esso passa il canale di Cannaregio, una delle vie d'acqua più importanti di Venezia. Il canale è largo 20 metri e lungo 800. Da qui si può vedere l'entrata del ghetto, di cui ho fatto un video che metterò il link qua sopra. Dal canale di Cannaregio si può vedere anche il Palazzo Labbia, ora sede regionale RAI, edificio barocco costruito tra il XVII e XVIII secolo, famoso per il suo salone da ballo, in cui Giambattista Tiepolo dipinse uno dei suoi capolavori, il ciclo di freschi dedicato alle storie di Antonio e Cleopatra. La famiglia Labbia, originaria della Catalogna, fu iscritta al patriziato veneziano nel 1646, dopo aver contribuito con un'ingente somma alla guerra di Candia. Possedevano infatti enormi ricchezze che spendevano in lussi e feste. Parallela alla Strada Nuova c'è la Fondamenta della Misericordia, di cui ho fatto un video e vi lascio il link qua sopra. Proseguendo per la Strada Nuova, si ha sulla destra la Chiesa della Maddalena, un esempio religioso di architettura neoclassica. Sopra la porta d'ingresso vi è una lunetta con un occhio onniveggente entro un triangolo con un cerchio in bassorilievo, spesso letto come simbolo massonico. Alcuni esponenti della famiglia Baffo o Balbo, membri della massoneria a Venezia, affidarono il progetto di questa chiesa all'architetto Tommaso Temazza. Un confratello massonico che progettò un edificio perfettamente circolare in stile neoclassico e fece incidere sull'architrave della porta un simbolo della massoneria e l'iscrizione Sapientia edificavit sibi domum, un riferimento al culto per la divina sapienza, fondamento della massoneria. Superato il Rio di Noale, sulla sinistra si trova la chiesa di San Felice, che è una delle più antiche della città, essendo stata fondata nel X secolo. Dopo il ponte di San Felice si ha sulla destra una calle che porta alla Cadolo, che ha una facciata sul Canal Grande. Camminando ancora sulla sinistra si ha la chiesa di Santa Sofia, la cui struttura, campanile compreso, è completamente inglobata con le case che la circondano. Di fronte si apre il campo di Santa Sofia, che è uno dei pochi ad avere uno sbocco diretto sul Canal Grande e su cui si trova il Palazzo Sagredo, decorato all'interno con opere di Sebastiano Ricci. Da qua si può prendere la gondola traghetto che con pochi spiccioli vi porta al mercato di Rialto. Proseguendo si arriva al campo Santi Apostoli, con cui finisce il nostro viaggio. Spero vi sia piaciuto e ditemi se volete che ne faccia altri degli altri sestieri. Grazie.